Emanuela Di Giovan Battista è l'unica candidata alla segreteria cittadina del PD. Oggi l'Assemblea l'investe di questo ruolo. Candidatura che arriva dopo le sue dimissioni e il successivo commissariamento di Piacente dopo la sconfitta elettorale. In una conferenza stampa è stato presentato il documento congressuale della sua candidatura, Open Strategia per un nuovo PD Aquilano, un documento che è un lavoro collettivo di un vasto gruppo dirigente. Il PD, ha detto la Di Giovan Battista, deve ritrovare le ragioni di una ripartenza. Lo facciamo avendo analizzato gli errori fatti, ma non per trovare responsabili, per capire gli errori politici e non ripeterli. Partiamo, ha ripetuto più volte, dalla pesante sconfitta alle amministrative, una debacle dolorosa. Due fattori per lei hanno inciso: una linea politica sbagliata, marciare divisi per colpire uniti, che non ha funzionato. Il PD poi è andato malissimo a causa di un impoverimento di energie e risorse umane a cui il partito è andato incontro negli ultimi anni per la scissione di articolo 1 e del passo possibile, che hanno pesato molto. La Dem ha fatto riferimento pure a vendette e raccori interni che hanno fatto perdere il contatto con la città. Il PD nuovo, per cui, dovrà essere diverso, aperto e rinnovato, un laboratorio, presidio di concertazione. Sicuramente le parole d'ordine principali saranno un PD aperto e rinnovato, cioè aperto a tutte le energie della città che si riconoscono nei valori del Partito Democratico e che possano riportare all'interno del PD idee proposte. Sarà un laboratorio che, attraverso meccanismi di concertazione e partecipazione a cui noi daremo una particolare attenzione, cercherà di produrre un progetto per la città che possa tenere dentro quelle che sono per noi i valori, le parole chiave, i temi più importanti. Tanti, cioè che possa tenere dentro l'innovazione e la sostenibilità, ma insieme alla solidarietà e alla giustizia sociale. In conferenza c'erano anche altri esponenti del PD ad accompagnare la Di Giovan Battista in questo percorso. In relazione poi all'esposto che è stato presentato da un esponente del PD, Edoardo Caroccia, che ritiene l'Assemblea illegittima per l'elezione della Di Giovan Battista, lei risponde così. Io sono ovviamente molto dispiaciuta per queste dinamiche, le ritengo infondate perché ho piena fiducia in quello che è il lavoro della Federazione Provinciale, che ha sempre compiuto tutto il lavoro in assoluta chiarezza e trasparenza. Sono soprattutto dispiaciuta dal punto di vista politico perché ritengo che in questa fase il Partito Democratico non debba continuare ad essere avviluppato in un continuo dibattito interno fatto di ricerca di avversari o di nemici, ma debba completamente cambiare i metodi e anche il messaggio e la comunicazione.